È il primo incontro di fornaresi, di persone che si considerano vicini ad una coalizione costruenda, plurale, che vuole promuovere il voltare pagina nel nostro comune in relazione al declino che lo attraversa e ahimè anche in relazione a quanto è successo soprattutto in questi ultimi 5 anni. Si iniziano a scaldare i motori in vista delle elezioni comunali a Furnari previste tra maggio e giugno 2022. Salvatore Chiofalo, decano della politica, è stato il promotore di un incontro pubblico dal titolo Furnari che vogliamo, per dialogare sulle criticità attuali del comune furnarese e per gettare le basi su un possibile sindaco e squadra da proporre alle prossime elezioni. Noi vogliamo bene il nostro paese, sono gente sensibile alla vita del nostro comune. Sono anche consapevoli che questo comune, per responsabilità di un sindaco che è miope, incapace, ha perso già tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, a differenza di altri comuni anche a noi limitrofi che hanno attratto a sé importanti risorse per ammodernare le infrastrutture. E come dire, un rischio concreto, ecco perché siamo un po' allarmati, il rischio concreto è che se malauguratamente dovesse continuare questa compagine amministrativa rischieremo di perdere anche i finanziamenti futuri e che sarebbe veramente disastroso per i prossimi 10 anni, per i prossimi 20 anni per il nostro comune. Siamo quindi gente che si riunisce, furnaresi, animati di tanta buona volontà ma anche di tanto entusiasmo.